Giampaolo Muliari, direttore del Museo del Grande Torino. In questi giorni è stata allestita a Sappada una mostra. Ecco, quanti pezzi avete portato qua a Sappada? Ma qua a Sappada sono circa una sessantina di pezzi che trattano tutta la storia del Torino, soprattutto il periodo del Grande Torino, ma si ricorda anche lo scudetto, il periodo di Gigi Meroni, di Giorgio Ferrini, e un piccolo richiamo anche a Emiliano Mondonimo, che è stato l'ultimo periodo d'oro del Toro. È un segno anche effettivo, visto il momento difficile che sta passando. Cosa rappresenta oggi il Grande Torino? Il Grande Torino rappresenta oggi un valore che è un valore di rinascita, un valore, il piacere di stare insieme. Era questa la forza di quella squadra, e questi valori noi cerchiamo di riviverli ancora oggi e nel museo e in tutte le mostre che portiamo in giro. Quanti visitatori in un anno vengono a vedere il vostro museo? Il nostro museo ha circa 3.000 visitatori. Teniamo però presente che è un museo molto particolare, gestito in modo totalmente volontario, è ubicato tra l'altro nella cintura di Torino, quindi purtroppo tagliato fuori da quello che è, diciamo, il giro turistico tradizionale. E quindi chi viene è proprio perché ci tiene a venire, non è che si passa per caso. E quando tutti quelli che vengono rimangono felici, perché è come respirare un po' di aria buona. Ecco, il Torino in questi giorni è a Sappada per il ritiro precampionato. Quali sono le prospettive per quest'anno? Ma ovviamente speriamo veramente di tornare nella serie che ci compete, quindi la Serie A. Le premesse ci sono tutte, la campagna acquisti procede bene, speriamo ovviamente che rimanga il nostro beniamino, cioè Rolando Bianchi, una persona, un grande giocatore e anche un grande uomo. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi.